Ciao amiche, benvenute in questo nuovo tutorial. Prima di partire vi voglio presentare le calze della Befana fatte ad uncinetto. Io queste le utilizzo di solito quando regalo una mancetta, dentro ci metto qualche soldi, cioè qualche dolcetto e la mancetta. Ok? La faremo insieme nel canale L'Arcobaleno di Elisa, quindi prossimamente le trovate là. Metterò in descrizione il link del canale. Chiusa parentesi. Allora, quest'oggi andremo a fare un progetto che già in tante mi avete chiesto, cioè il portamonete con la chiusura clic-clac. Che qui in realtà possiamo fare borse, portaocchiali. Io vi ho fatto un modellino e vi ho spiegato in un altro tutorial come ricavare il cartamodello. Vi metterò giù in descrizione il link corrispondente, quindi da quel tutorial potrete sviluppare il cartamodello. È semplicissimo in base alla vostra chiusura. Detto ciò, partiamo subito subito con il tutorial. Allora, abbassiamo l'inquadratura. Eccoci qua. Io logicamente ho rifatto il cartamodello in doppio per lavorare meglio. Poi sul cartamodello io vi ho fatto segnare due punti A e B e me li sono riportati anche a specchio sul mio cartamodello aperto, quindi A, B e B. Adesso andremo subito subito a lavorare, quindi io utilizzerò due pezzi di trapuntino per l'interno e due pezzi di tessuto per l'esterno. Chi non ha il trapuntino può utilizzare il filtro K, l'imbottitura quella per il petto, insomma quello che avete a disposizione. Chi vuole e magari ha un trapuntino carino può utilizzare il trapuntino per l'esterno e un cotone per l'interno. Va bene? Partiamo subito. Allora andremo a posizionare il nostro cartamodello, lo bloccate con gli spilli e andiamo a disegnare tutto il perimetro e dovete anche riportare i due segni A e B, sia su un lato che dall'altro. Ecco qua. Quindi mi vado a segnare A e B e di qua la stessa cosa. A e B. Adesso tolgo il mio cartamodello e andremo ad effettuare una cucitura tutta la base. Poi cuciremo dall'angolo fino a B. Anche di qua dall'angolo fino a B. Ok, questi due pezzetti di laterale e la base sottostante. Andiamo sotto macchina. Allora, vi faccio vedere tutto per intero questo procedimento perché poi dopo lo ripetete paro paro anche per la parte esterna. Quindi partiamo dalla lettera B, abbasso il piedino e ago. Faccio come sempre avanti e indietro all'inizio della cucitura, arrivo al mio angolo e faccio un avanti e indietro. Mi fermo, alzo il piedino, vado alla parte sotto, abbasso il piedino, abbasso l'ago, faccio un avanti e indietro, inizio cucitura e mi faccio un avanti e indietro a fine cucitura. Mi fermo. Sposto il piedino al laterale, faccio un avanti e indietro, vado alla lettera B e mi faccio il mio avanti e indietro. Allora, abbiamo per il momento
finito il nostro lavoro. Adesso non ci resta che andare a tagliare gli angoletti, così. Lasciamo un po' di margine. Andiamo a tagliare anche tutto intorno un centimetro dal segno. Adesso vi inquadrerò da vicino, così vi faccio vedere. Ecco qui, questo è il segno che abbiamo fatto, lasciate un centimetro di margine, ok? Adesso noi non facciamo altro che aprire gli angoli, così, accoppiate le cuciture, in questa maniera qui, fate combaciare le cuciture così e blocchiamo una a destra e una a sinistra l'ingombro della stoffa in eccesso. Andiamo di qua. Allora, se qui l'ingombro sta sulla mia destra, anche da quest'altra parte lo metterò sulla mia destra. Ecco, così faccio combaciare. Adesso andremo ad effettuare una bella cucitura a bordo piedino di qua e di là. Poi questo procedimento lo andremo a fare anche per i tessuti esterni, quindi dobbiamo andare a formare due sacchetti. Eccoci qua, abbiamo fatto tutte e due le parti. Adesso io ho unito, fate combaciare i segni, lo potete prendere anche prima, unite e fate un taglietto, io già l'avevo fatto, per trovare il centro, ok? Sia dell'uno che dell'altro, cioè sia del sacchettino interno che di quello esterno. Dopodiché andremo a mettere dentro dritto con dritto, quindi ne girate uno e lo andate ad inserire sull'altro, perché devono combaciare i due tessuti dritto su dritto, ok? Facciamo di nuovo combaciare le nostre cuciture e andate a bloccare così con gli spilli. Ecco qua, blocchiamo anche di qua, blocchiamo. Adesso andremo a cucire dalla lettera A, quindi passiamo qui alla cucitura e finiamo all'altra lettera A, che sta di qua, ok? Quindi dobbiamo cucire questo pezzo qui da A, ok? Sia su un lato logicamente che dall'altro, va bene? Adesso andiamo sotto macchina. Adesso abbiamo cucito, ecco, così si capisce meglio, vedete, dovete cucire questo angolo qua e questo angolo qua rispettando i segni che avevamo preso. Adesso dalle aperture svolteremo, però io prima mi vado a fare dei taglietti qui. Adesso da questa apertura svoltiamo. Allora, dove c'è il segno del centro, noi adesso mettiamo dentro il tessuto e lì ci mettiamo una spilla, così. Mettiamo dentro. Anche di qua. I due centri combaciano. Quindi adesso noi che cosa facciamo?
lavorare più comode, noi prendiamo il segno con la penna dove c'è lo spillo. E andiamo a fare una cucitura qui sopra, proprio bordo bordo tessuto. Allora, dopo aver chiuso, noi abbiamo il nostro segno che dovrà coincidere con, vedete, il centro, il foro centrale della chiusura. Eccolo qua. Quindi andremo ad aprire e inseriamo dentro. Allora, questo così. Io adesso con ago e filo mi vado a bloccare che blocco anche il filo. Allora, inserisco con l'ago dentro il mio tessuto e vado a fare dei punti passanti da dietro a davanti. Così mi vado praticamente a bloccare il tessuto all'interno della guida, ok? Quindi spingete il tessuto dentro e lo bloccate con l'ago e il filo. Senza utilizzare questi fori, ci passiamo sopra. Qua facciamo dei punti così, passanti sopra alla struttura. Ogni tanto controllate che il tessuto sia dentro la guida, così. Ecco qui, e abbiamo bloccato il tessuto alla chiusura. Ecco qua. Adesso vi inquadro. Ecco ragazze, allora ho preso il filo 20 di grandezza 20. L'ho preso in azzurro, tanto qui ci sono i fiorellini in azzurro, ci sta bene, ma per farvi vedere, a parte può anche piacere, a contrasto, se no utilizzerete il bianco che si nota molto meno. Adesso io vado a bloccare il mio filo, quindi entro un po' lontano, esco vicino alla struttura con l'ago, così, senza fare nodi, lascio un pochino di filo all'esterno perché tanto dopo lo andremo a tagliare. Faccio un piccolo punto. Ecco, in questo modo ho bloccato il mio filo. Poi entro e vado ad uscire al mio primo foro. Così. Ora, ecco qui il primo foro. Adesso io rientro facendo passare l'ago al buchino successivo. Quindi così. Aspettate che o guardate le camere o guardo il portamonete. Allora, ecco qua. Abbiamo fatto il primo passo. Poi, sempre a partire da dietro, vado al foro successivo ancora. Così. Questo me lo vado a tagliare subito così non ci dà noia. Oh, poi possiamo fare, abbiamo due alternative. O vado al buco subito dopo, quindi rientro al buco successivo e quindi mi verrà una cucitura con un punto sì e uno no. Sì, no, sì, no. Altrimenti, una volta che sono riuscita, torno indietro e vado di nuovo al buco dove ero uscita prima. Ok? Quindi faccio praticamente è il punto cucito, punto dritto cucito a mano. Ok? Quindi
fate uno sì, uno no, oppure tutti i punti. Facciamo un lato in un modo e un lato in un altro, così potrete scegliere. Allora, adesso vado al punto successivo e riesco. E sono sicura che capite anche meglio. Poi riesco sempre al buco successivo. Qui ci vuole un poco di pazienza. Vedete, poi alla fine uno prende la mano e se l'ho presa io, la prendete pure voi. Perché si porta monete, non è che li faccio tutti i giorni, eh? Vedete, basta prendere la mano. Uno sì e uno no e si fa subito. La cucitura non è che mi dispiace a me, eh? Devo essere sincera. Poi vi faccio vedere quella invece. Come se fosse cucito. Adesso andremo a bloccare il filo. Facciamo quest'altro lato, appunto, diciamo cucito, invece di saltare un punto. Va bene, intanto non so se si nota già. Vedete? Uno sì, uno no, uno sì, uno no. Adesso facciamo l'altro lato. Infilo l'ago, eh? Allora, ho già bloccato il filo e sono uscita al primo buco. Adesso, come dall'altro lato, rientriamo subito al buchino appresso. Usciamo dietro, così. Poi rientriamo sempre al buchino quello appresso. Così, poi invece di andare avanti, torniamo indietro. Voilà. E andremo a rientrare, cioè ad uscire davanti al primo buchino disponibile. Vuoto intendo, eh? Ecco qua. Vedete? Sono questi due sono già pieni, uno e due. Qui c'è il vuoto, quindi rientro al buco all'indietro e riesco a quello davanti, cioè a quello vuoto. Vedete? Devo uscire a quello vuoto che è questo subito appresso. Eccolo qui. Vedete? Così. Torno indietro e vado avanti di uno per tutta la struttura del portamonete. Torno indietro e così via. Ecco qua ragazzi, l'ho terminato. Adesso vi inquadro da vicino questa, vedete, è la cucitura uno sì e uno no, mentre su quest'altro lato ho fatto la cucitura quella continua. Ecco, vedete? Quindi avete due possibilità per poter cucire la struttura questa qui, clic-clac. Va bene? Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, un commento, condividete e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Io vi strizzo tutte in un forte abbraccio, vi mando un bacione e ricordate sempre che vi lovo! Ciao amiche, al prossimo tutorial!